arrivata questa crisi, ci siamo guardati l'uno con l'altro come per dire: ma che è successo? Eppure chi doveva sapere sapeva, perché se lo sapevano i ragazzi del Meetup, che era in arrivo una tempesta perfetta mondiale, lo sapevano anche chi doveva prendere gli adeguati provvedimenti. E quindi ci si rende conto chiaramente che in questo momento siamo soli, noi cittadini contro loro. E loro chi sono? Abbiamo pensato per decenni che l'Europa sarebbe stata una garanzia maggiore di equità, legalità, correttezza di fronte ai governi nazionali, che sappiamo che sono un pochino qua. Poi abbiamo scoperto questi ultimi anni che anche quella era una bolla. Mentre eravamo distratti, venivano stipulati, senza che noi ne fossimo informati e tantomeno che fossimo chiamati a esprimere la nostra opinione, venivano stipulati una serie di trattati, dal trattato di Maastricht al trattato di Lisbona fino all'entrata nella moneta unica. Nessuno ci ha mai chiesto noi che cosa volevamo fare del nostro futuro. Questo è il livello della democrazia in Italia e purtroppo anche in Europa. E che cosa ci hanno preparato? Noi abbiamo già vinto, perché nel nostro programma ci sono dei temi che sono usciti alla conoscenza dei cittadini, sono arrivati nelle case di tutti gli italiani, solamente perché c'è il 5 Stelle, argomenti che prima erano sottaciuti in maniera tale che arrivavano sulla nostra testa con delle imposizioni improvvisamente. Uno di questi è il Fiscal Compact. Il Fiscal Compact è un meccanismo che i lor signori, quelli che l'hanno orchestrato, sanno benissimo che non è un sistema per riportare l'economia all'equilibrio, ma è un meccanismo pianificato per fare in maniera tale che gli stati come l'Italia, la Spagna e gli altri dell'Eurozona del Sud non siano in grado di pagare questo debito. Si parla di oltre 1.000 miliardi di euro in 20 anni, 50 miliardi di euro. Ed è chiaro comprendere come ciò non sia realizzabile se non distruggendo lo Stato sociale, il welfare, la sanità, che è stata la conquista dei nostri nonni e che era il segno di un'Italia che era ammirata nel mondo per questa conquista sociale, e la scuola, l'istruzione, la tutela del territorio, via tutto, per pagare un debito contratto da persone che non ci hanno mai rappresentato. Si chiama debito immorale. E non basta questo, perché questi signori hanno preparato un meccanismo ancora più complesso e micidiale. Chi non riuscirà a pagare questo debito, stanno preparando e tireranno fuori dopo le elezioni europee, un fondo, cosiddetto fondo di redenzione europeo, perché giocano con le parole. Gli danno queste parole cristiane, quasi di comunità, quando in realtà sono parole diaboliche. Il fondo di redenzione europeo prevede che gli stati che non riusciranno a rispettare gli obblighi del Fiscal Compact avranno il loro debito venduto sul libero mercato globale, ovvero quel libero mercato che molti economisti di regime chiamano come la mano che dovrebbe equilibrare il mondo e che invece sta distruggendo il mondo e la dignità degli uomini. La svendita dei Eni, Enel, Finmeccanica, le riserve auree e valutarie della Banca d'Italia. E aggiungo io, dato che questo non basterà perché si parla di 1.000 miliardi, i nostri beni ambientali e culturali, tale che noi tra qualche anno, come già accade in parte, per andare su una spiaggia, per visitare un monumento o un museo, per camminare sulla nostra terra, dovremo pagare il biglietto a investitori arabi, indiani, cinesi o russi. Io non ho niente contro popoli diversi dall'Italia, però noi vorremmo riprendere la nostra dignità. E questo meccanismo, il meccanismo del debito, noi già lo conosciamo, però ci sfugge perché l'abbiamo visto finora come spettatori tra gli anni 50 e gli anni 90.
famoso debito del terzo mondo, quando investitori stranieri, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale prestavano soldi agli stati del terzo mondo con la scusa della crescita e dello sviluppo, soldi a governi corrotti e illegittimi come sono i nostri, e questi soldi finivano nel nulla da dove erano generati. Rimaneva il debito, che era il cappio per prendere in mano invece le risorse reali delle popolazioni libere. In Africa i legnami, i terreni coltivabili, le risorse energetiche, agricole e il lavoro sottopagato. In Italia e nei paesi del sud dell'Europa sta avvenendo esattamente lo stesso meccanismo. E concludo con una riflessione. Ci viene detto da questa informazione infame che non c'è il lavoro. E dato che il cervello dell'uomo è abituato a pensare alle cose che vengono ripetute in maniera continuativa come se fossero vere, pensiamo che veramente il lavoro come d'incanto sia scomparso nel nulla. Eppure tutti noi nel nostro quotidiano abbiamo bisogno del medico, del dentista, del falegname, dell'idraulico, del meccanico, dell'imbianchino, o semplicemente di mandare i nostri figli a scuola per avere un'istruzione adeguata. E in ambito cittadino e nazionale avremmo bisogno di opere epocali per affrontare quello che è il futuro, di riformare la mobilità, di rendersi indipendenti dalla schiavitù energetica delle risorse fossili importate che ci portano poi a guerre e a morire in suoli stranieri, ad uccidere altri uomini. Questo è il futuro, questo è il livello dello scontro. Questo lavoro allora c'è, noi abbiamo un mondo, una nazione, una città, delle vite da ricostruire, dobbiamo tornare a scambiarci il lavoro tra di noi. Cos'è che è scomparso? È scomparso il denaro, ma il denaro moderno è stato creato dagli ingegneri della moneta come il denaro stampato dal nulla. Sono dei pezzi di carta che da decenni non hanno più alcun contravalore reale come era un tempo, né oro, né grano, né altro. È una convenzione. Allora, non è il discorso dell'euro o della lira. Noi vorremmo anche un giorno che il potere enorme, quasi divino, del creare il denaro dal nulla fosse un nuovo patto sociale tra gli uomini per tornarsi a scambiare opere e per avere una vita dignitosa. Grazie. Grazie Gianluca, si rimane qua Dario. C'è una domanda, la vogliamo fare subito, veloce, vieni qua. Volevo chiedere se puoi spiegare a tutti come funziona l'emissione dell'euro e la differenza che c'è con una sovranità nazionale. In due parole, se no lo spiegherò in maniera molto semplice. Nel momento in cui la moneta viene stampata da nulla, un conto se viene stampata e praticamente venduta alle nazioni ad interesse, tale per cui si crea il debito. E porto anche una riflessione di semplice tipo matematico. Se tutta la moneta viene creata dal nulla e c'è un interesse, quella parte lì dell'interesse, dove la troviamo? Bisogna indebitarsi, ma non ci sarà mai altra moneta. Questo è un meccanismo che porta al cosiddetto debito eterno, perché non finirà mai. È una semplice questione matematica che solamente grazie alla rete e al Movimento 5 Stelle che noi abbiamo oggi questa opportunità, che per noi e gli altri è una liberazione, perché finora queste cose erano appannaggio di poche elite o di pochi gruppi di discussione isolati su internet. Oggi abbiamo la possibilità, per me e per voi, di parlarne sotto casa. Abbiamo già vinto. Grazie, ricordiamo Dario Tamburano come candidato all'Europeo.